questo. Said è arrivato. Sto provando. Ah, ma sei tu Said? Ah, e così ti vedi. Vedi come funziona. Vedi se funziona. Ok. Allora. Audio. Quindi, trasporto tradizionale, domanda di trasporto di cose. Non c'è voce. Non mi senti? No. Telefono. Ma mi vedi? Sì. Eppure io. Ehi, eccomi. Mi senti? E come mai? Allora. No, io ci ho acceso l'altoparlante e mi dici che sono acceso. Non è che sei tu spento in qualche modo. E guarda qua. Vedi che io parlo, vedi che si illumina in alto. Non c'hai le cuffie? Ah, prova a spegnere e accendere, vedi un attimo. Si sta connettendo? Si sta connettendo? Esci. Intanto. Ok. Prova di nuovo a rientrare. Tanto il link è sempre lo stesso. Ammetti. Adesso senti. Ok, beh, adesso chiudi l'audio, se no fa eco. O chiudi. Chi c'è? Vai te, sì. Ciao. Niente, tanto stavamo
Abbiamo iniziato adesso, quindi non abbiamo... Ok. Benissimo. Se c'hai... Sei sul gruppo? Sì. Quindi ti ho mandato il link, anche se sai che se non puoi venire... Ok, ci sono le lezioni. Ci sono su Zoom, quindi le puoi seguire direttamente su Zoom. Abbiamo fatto la prova. Ah, ok. Quindi funziona e poi comunque sono registrate. Va bene. No, ok. La registrazione la sapevo, perché non l'aveva già detto la... Ok. E comunque le faccio anche su Zoom, quindi volendo adesso funziona, perché abbiamo provato adesso. Allora, io vado avanti perché ieri l'ho fatta anche, per cui quello di ieri... Te la vai a vedere, sì, ok? Sì, sì. Quindi stiamo facendo quello che sono i documenti per i trasporti in ATP, quindi l'ATP sappiamo che sono i veicoli che trasportano merci deperibili, quindi hanno un vano di carico più ampio, cioè invece di essere 2,55 m sono 2,60 m come larghezza, e viaggiano a temperatura controllata, nel senso che l'autista è responsabile della temperatura. Chi mi carica mi dice: guarda che stai trasportando, che ne so, gelati, devi tenerlo a meno 18, e allora questo. Stai trasportando delle fragole, devi tenerlo a meno 2, perché se lo metti a meno 18 poi diventano pappette le fragole. Quindi l'autista è responsabile in base alla merce che gli danno. È chiaro che gli danno la merce tutto il carico, non che uno è meno 18 e l'altro meno 2. Certo. Okay. E quindi deve fare attenzione sempre di mantenere la temperatura sotto controllo, perché se dovesse... a parte che hanno due motori differenti, c'è il motore del camion che quindi è il motore del frigorifero, che quindi in ogni caso è difficile che si rompano tutte e due contemporaneamente. Allora... vabbè, questo sono la struttura come è fatto. Quindi il trasporto di latte che entra nello specifico solamente in Italia, ad esempio in Italia per quanto riguarda il trasporto di latte non c'è l'obbligo del cronotachigrafo, hanno stabilito che non c'è l'obbligo del cronotachigrafo, per cui in ogni caso, ma questo solamente da quando vado a prendere il latte in fattoria e lo porto poi all'azienda che lo lavora. Quindi usano le cisterne? Usano cisterne, sì, usano cisterne. Cisterne tipo quelle autobotti della benzina, belle grosse. Per il trasporto di latte e alimenti sfusi in genere è necessaria una dichiarazione di scorta, che sarebbe o un documento equivalente che contenga i dati per capire, ad esempio, chi è il produttore, se è stato autorizzato dalla RAS. Quindi, dato che il latte è un bene prezioso, quindi devono sapere se... Perché poi cosa succede? Io ho avuto dei ragazzi che avevano fatto il corso qui della CQC, che lavorano in la centrale del latte. E sono periti chimici che sono quelli che fanno i controlli. Tutti i giorni, indistintamente, a campione, così a caso, pigliano dall'esterno dei campioni di latte e prima di metterlo in produzione, okay, fanno delle verifiche che le mucche siano sane e tutto quanto. E quindi devono sapere il latte da dove provenga, la fattoria. Quindi ci deve essere un registro, perché, dato che è grosso il coso, da dove è la fattoria che viene, ok? Poi, per trasportare animali vivi, anche qui c'è bisogno di un autocarro specifico, c'è bisogno di un'autorizzazione. Chi fa l'autista degli animali vivi deve essere un'autorizzazione, deve fare un esame presso RAS, questo. Quindi basta la patente C, perché anche qui bisogna, vedi, autorizzazione rilasciata da RAS, conducente con formazione specifica, veicoli dichiarati idonei sempre da RAS e piani di emergenza. Perché anche qui bisogna adottare, anche se vanno al macello, comunque devono avere... la cosa di abbeverare, quindi ci deve essere l'acqua corrente per abbeverare, deve essere la parte per i liquami, quindi l'urina, cosa che non vada per strada addosso alle altre macchine, deve esserci uno in moto con quello che gli piscia, quindi ci deve essere il veicolo che deve essere controllato sotto questo, e anche diciamo le persone che guidano devono avere questa autorizzazione. Ok, poi CMT invece per il trasporto merci in conto terzi, quindi quello che è la nostra attività principale, non è conto proprio. Conto proprio, sapete che conto proprio determina il trasporto di materiale che produco io o vendo io. Quindi io ho una ditta che produce tavoli, sedie, scrivanie. Per fare un servizio ai miei clienti mi compro un'auto, un autocarro, assumo una persona, lo faccio io come titolare dell'azienda, o comunque assumo una persona per quello, per consegnare la merce ai miei clienti. Quindi non è un servizio dove io ci guadagno, perché faccio chiaramente un servizio ai miei clienti. Per cui devo chiedere la licenza conto proprio, che è più facile da ottenere.
Posso però trasportare solo la merce che io produco, non posso trasportare, che ne so, i pezzi dell'auto, il cambio dell'auto. Ok. Conto terzo invece è proprio l'attività principale, la mia, che io trasporto per conto di altre persone. In quel caso ho bisogno di un'altra licenza e in quel caso il mio guadagno è proprio sul trasporto. Ora, nell'ambito dell'Unione Europea non ci sono problemi, perché ormai adesso abbiamo visto senza l'ambito del confine tutto, le merci possono transitare liberamente senza controllo doganale, perché le dogane sono state abolite già da 30 anni ormai, da quando è stata la Comunità Europea. Si possono fare più viaggi all'estero, mentre io una volta che andavo in Francia con un carico dovevo ritornare in Italia, non potevo andare da un'altra parte. Invece adesso con la diciamo, abolizione delle frontiere io posso fare più viaggi in Francia, quindi posso ad esempio da qui andare a Parigi. Parigi scarico quello che ho fatto, mi caricano, posso andare a Marsiglia. Da Marsiglia mi caricano, posso andare in Spagna. Quindi c'è l'opportunità di girare per più viaggi nell'ambito della Comunità Europea. Senza nessun... Vabbè, c'è bisogno chiaramente di quello che è l'autorizzazione per il trasporto internazionale. Non è che viaggio così, c'è bisogno dell'autorizzazione che comunque me la rilascia sempre il Ministero dei Trasporti. Ma se io ho già una licenza conto terzi, faccio la richiesta e me la rilascio tranquillamente. Nell'eventualità che noi facciamo trasporto conto terzi svolto al di fuori dell'ambito Unione Europea, se cos'è, i paesi che non fanno parte della Comunità Europea, quindi Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera, hanno comunque aderito allo stesso trattamento, quindi seguono quello che è la normativa e quindi possono circolare anche in Italia. E adesso in Italia non lo so, per adesso non so ancora niente, per adesso le merci vanno e vengono anche normalmente, poi non lo so. Pertanto, in alcuni paesi può essere utilizzata l'autorizzazione CEMT, sono quindi paesi che non rientrano nella Comunità Europea. Ti faccio un esempio, dove sei, tunisino? Te. Marocco. Il Marocco non fa parte della Comunità Europea. Pertanto, i trasporti si fanno, ma in questo caso i trasporti sono stati stabiliti tramite lo Stato italiano e lo Stato marocchino. Sai quando si riuniscono, che fanno la festa, che firmano i trattati? Sono degli accordi che prendono lo Stato italiano con lo Stato del Marocco per fare questi trasporti. Quindi loro possono venire a portare la merce qua e noi possiamo andare là. C'è la dogana, sì, però abbiamo un certo... Infatti, vedi, è contingentata, nel senso che magari stabiliscono 10.000 viaggi durante l'anno, quindi 10.000 viaggi dall'Italia verso il Marocco, 10.000 viaggi dal Marocco verso l'Italia. Io che devo fare in viaggi in Marocco, chiedo allo Stato italiano, ascolta, devo fare, che ne so, 1.000 viaggi, faccio i numeri così, allora ti lascio dei ticket. Una volta che ho finito i miei viaggi, ti saluti. Perché? Perché nell'arco dell'anno stabiliscono anche qui massimo 10.000 viaggi, poi ne stabiliranno di più, eh? Quindi è contingentata nel senso che non è libera entrare e uscire tutte le volte che si vogliono, ma devo rispettare quello che lo Stato italiano, che lo Stato del Marocco ha stabilito. Quindi non serve per il trasporto di animali e di veicoli danneggiati da riparare, perché in questo caso animali o danneggiati possono andare tranquillamente. Vale solo se i veicoli sono immatricolati nei paesi della CMT, quindi anche in questo caso in Marocco so che è immatricolato, quindi è una convenzione che hanno preso tutti gli stati che non fanno parte della Comunità Europea per aderire, per avere la possibilità di viaggiare tranquillamente a questa diciamo forma di trasporto collettivo. Quindi è chiaro che i veicoli io devo dichiarare quando mi iscrivo a questa CMT i veicoli che adoperano, perché ad esempio non possono essere dei veicoli Euro 0, Euro 1. Ok, quindi devono essere veicoli soprattutto che siano in buone condizioni. Per cui vale solo per i veicoli sono immatricolati nel paese della CMT, può essere annuale o a breve termine, quindi può essere anche solo per due viaggi, tre viaggi, quattro viaggi o per tutto l'anno. Deve essere accompagnata dai certificati tecnici del veicolo e dal libretto dei resoconti di viaggio. Certificati tecnici, vabbè, la carta di circolazione dove c'è la revisione del veicolo, quindi che il veicolo è in regola per poter circolare. O eventualmente anche lì, se faccio trasporto di alimentari, devo avere il certificato quello degli alimentari. Quindi, libretto di resoconti di viaggio, proprio perché sono viaggi extracomunitari, ci deve essere un libretto che stabilisce, perché magari mi danno l'autorizzazione per 100 viaggi.
ogni viaggio devo segnare il viaggio che ho fatto, in modo da avere un controllo se effettivamente io ho già consumato tutti o meno. Quindi deve essere presente in originali a bordo del veicolo e praticamente il certificato sono questo qua, ok? Quindi autorizzazione, vedi, licenza, questo del 2007, poi ci sarà quello per ogni anno. Bene, e ci deve essere questo, quest'altro qua, perché c'è uno per la Svizzera e uno per la cosa. No, uno per, scusate, uno per più viaggi durante l'anno e uno per viaggi singoli o poca roba. L'autorizzazione, quindi CMT, deve essere accompagnata dai certificati tecnici del veicolo per attestare l'idoneità del veicolo, non deve essere vecchio o troppo inquinante, mi sembra al massimo potrebbe essere Euro 3, mi sembra, se non è cambiato. Meno di Euro 3 non può essere utilizzato. O dal libretto dei resoconti di viaggio, detto anche il libretto statistico, anche perché per evitare che la gente parta di qua con un autocarro, quindi è per quello che è registrato, e poi lo vende in Marocco. In quel caso lì l'autocarro deve rientrare, perché se arriva al confine e questo qui è senza camion, dico il camion, e loro non ti fanno rientrare, stai là, finché non ritorni indietro col tuo camion non ti fanno più rientrare. Ok, quindi, lettera di vettura CMR è un'altra cosa, alcuni trasporti internazionali di merci in controterzi sono accompagnati dalla lettera di vettura CMR, che è questa qui, rosa. La convenzione CMR stabilisce cosa fare in caso di problemi legati al trasporto, come avarie o ritardi. Quali paesi fanno parte della CMR? Tutti i paesi che non fanno parte della Comunità Europea. Fatti vedere, Albania, Armenia, Austria, tutti i paesi dell'Est. No, no, anche i paesi che fanno parte. No, anche quella. No, ho detto una stupidaggine. Quindi tutti quelli che fanno parte della Comunità Europea più altri paesi che non fanno parte. In questo caso qua, è un trasporto internazionale sempre, documenti di trasporto, quindi documento che stabilisce cosa trasporto, responsabilità degli attori per dei contratti di trasporto, quindi chi è la ditta che effettua il trasporto, perché potrebbe essere io parto di qua e vado fino in, mettiamolo in Svizzera, dalla Svizzera ne parte un altro e va fino in Romania, dalla Romania ne parte un altro vettore e va fino in Russia, quindi ci devono essere tutti gli indicativi di chi effettua il trasporto, vedete che lo effettuano. Si applica con i contratti a titolo oneroso, stiamo parlando di trasporto contro terzi, quindi sono contratti che la gente deve pagare. Almeno uno stato della CMR, quindi vabbè, se partendo dall'Italia è chiaro che uno stato della CMR, poi posso andare fino in Cina. Dalla presa in consegna della merce, e quindi da quando io mi consegnano la merce, insieme alla Borga che mi consegna la merce, mi consegnano questa lettera qua. Per quanto riguarda gli autobus, anche in questo caso, gli autobus possono circolare su tutti i paesi della Comunità Europea, anche in questo caso. Allora, gli autobus che effettuano il servizio di NCC, NCC cosa vuol dire? Noleggio con conducente, quindi la classica gita per andare a Gardaland, ok? Quindi ho un gruppo precostituito, non posso far salire altre persone che non sono quelle del gruppo, perché ci sarà un contratto che dici queste 20 persone, 50 persone con i nominativi le devi portare a Gardaland. O li devi portare a Parigi, li devi portare dove vuoi, farai fermate qua, qua, quindi stabilito già quando firmo il contratto dove ti devi fermare e che giro fai e per quanto tempo. Nell'autorità ci fosse qualcosa, vabbè, puoi chiedere chiaramente sempre al tuo titolare. Quindi deve essere presente una copia conforme dell'autorizzazione obbligatoria rilasciata dall'ente locale competente, quindi viene rilasciata in questo caso dalla regione o dagli enti locali delegati questa autorizzazione. Perché? Perché ho la necessità con questa autorizzazione di poter immatricolare gli autobus per quanto riguarda l'NCC, perché gli autobus si dividono in autobus di servizio di linea, e quindi in quel caso lì non sono NCC, sono maggiormente, la differenza qual è? Servizio di linea, vedi che la maggior parte dei posti sono in piedi, o quelli che fanno linee suburbane, sono metà in piedi, metà seduti. L'NCC invece deve essere completamente seduti, non ci possono essere posti in piedi. Poi, per quanto riguarda i filobus, che sono gli autobus con la rete elettrica, ci va sempre la patente di E, perché questo, però ci va, dato che i filobus non sono tutti uguali in tutte le regioni, a Milano sono così perché sono veicoli specifici, come anche i tram, anche per i tram ci va una patente, diciamo un'autorizzazione che viene rilasciata da l'USTIF. L'USTIF chi sei? Chi è? E gli uffici speciali per i trasporti ed impianti fissi.
Gustif è quella che controlla non solamente i filobus, ma controlla tutte le seggiovie, le funivie, tutti gli impianti in movimento che c'è un cavo. Ok? Quindi mi rilascio un attestato per poter guidare questi veicoli e posso chiaramente solo guidare questi. Per esempio, i tram o gli autobus di Torino sono diversi da quelli di Milano. Quindi, servizi occasionali e regolari. A livello di servizi occasionali, cos'è la classica gita? Vado a Parigi e torno indietro. Quindi, in ambito internazionale, i trasporti pubblici di persone si possono classificare in servizi occasionali, noleggio con conducente NCC. Quindi la mia gita. Oppure servizi regolari di linea, quindi è un servizio regolare che io ho stabilito tra lo Stato italiano e lo Stato francese, perché chiaramente visto che vado in Francia, quindi il Ministero dei Trasporti francese, di fare una linea, perché ritengo che magari può essere, mi conviene, da Torino fino a Parigi. Quindi non posso fare la linea in ambito urbano, perché in ambito urbano è solamente il comune stesso che può fare. Poi una linea extraurbana che va da qui fino a Parigi, chiaramente con delle fermate, quindi pagando un biglietto, si possono fare. Quindi diventa un servizio regolare. O eventualmente ci sono servizi regolari specializzati di linea per studenti, lavoratori, eccetera. Ad esempio per gli studenti che vanno anche qui, in Italia, che vanno a studiare a Parigi anche qui. È un servizio di linea che carico solo loro, o lavoratori, quelli che, i transfrontalieri, quelli che magari lavorano in Francia. E quindi facciamo anche qui un servizio di linea, ok? Quindi servizi occasionali internazionali sono i servizi NCC, sempre noleggio con conducenti. Quindi io e la ditta deve fornire sia l'autobus e sia il conducente stesso. Il gruppo è costituito prima, quindi sappiamo prima la gita, le persone che ci vanno, 10, 20, non possono salire altre persone perché non è un servizio di linea, ma è un servizio solamente occasionale. Si dividono i servizi a porte chiuse, nel senso che porte chiuse, il gruppo che sale a Torino, arriva a Mosca, dove arriva a Parigi, e lo stesso poi che torno indietro. Oppure posso anche essere anche qui, che io magari ho già portato, cioè parto con un gruppo e vado a Parigi e poi torno a vuoto, li lascio lì perché magari questi fanno una settimana. Io con l'autobus non mi serve perché io faccio solo il trasporto, quindi ritorno a vuoto. Oppure vado a vuoto a prenderli e torno indietro carico. Però sempre con lo stesso gruppo. Oppure, che abbiamo saltato, servizi regolari internazionali sono i servizi di linea, comprendono anche i servizi regolari specializzati, quindi per lavoratori o studenti. Una linea che io decido di fare da Torino a Parigi, farò 5 fermate, quelle principali. È un servizio di linea, quindi rilascio il biglietto, sono obbligato, se io istituisco questo servizio di linea, a fare sempre. Stabilisco che faccio 2 volte alla settimana, 2 volte alla settimana io devo partire con il mio autobus. Che ci sia gente, che non ci sia, non me ne frega niente, perché io ormai ho stabilito questa diciamo, mia disponibilità e ho chiesto le autorizzazioni. Poi servizi regolari specializzati servono in questo caso la licenza comunitaria, l'autorizzazione più il contratto, quelli che sono studenti o lavoratori. Cabotaggio, quello che dicevo prima che avevo anticipato, esiste il cabotaggio anche per il trasporto di persone, ad esempio quando un'impresa di trasporto italiana organizza una gita in Francia con partenza e ritorno dall'Italia. Il cabotaggio però è soggetto a determinate regole, qui mi fa vedere, allora, il cabotaggio solo in Unione Europea serve a licenza comunitaria, chiaramente, ad esempio, parto da Milano, vado a Barcellona, vado a Madrid, vado a Siviglia e torno indietro, quindi posso fare più fermate. È un servizio occasionale, quindi non ho l'autorizzazione, che è la mia classica gita, oppure un servizio regolare che io organizzo da Milano a Siviglia, un servizio di linea. In questo caso devo avere l'autorizzazione dello Stato che mi rilascia l'autorizzazione, in questo caso l'Italia. Non posso fare servizio di linea in ambito urbano. Non è permesso in Svizzera. In Svizzera non hanno aderito a questo, diciamo, servizio di cabotaggio, quindi come noi non possiamo andare in Svizzera, gli svizzeri non possono venire da noi, chiaramente. Per effettuare servizi regolari, quindi di linea si intende, in altri paesi dell'Unione Europea, l'impresa di autotrasporto deve ottenere l'autorizzazione dello Stato membro su cui il territorio si trova il punto di partenza. Quindi chiederò l'autorizzazione all'Italia, se parto da qua. Caratteristiche dei servizi regolari, quindi è un servizio di linea, pertanto la discesa e le salite dei viaggiatori è consentita a fermate prestabilite, quindi saranno fermate
che sono inderogabili, mi dovrò fermare sempre lì. Non solo il punto di partenza e il punto di arrivo, quindi Torino-Parigi, abbiamo detto 5 fermate dislocate lungo il tragitto. Il tragitto non è concordato, ma è determinato, quindi non è come una gita che diciamo andiamo a Gardaland, magari ci fermiamo, sì, ci fermiamo a Minitalia, andiamo in questo ristorante. Qua Torino-Parigi sono 5 fermate e sto, sono quelle. Assicura il trasporto con una certa frequenza, quindi lo faccio 2 volte al mese, 3 volte al mese, quei giorni io devo fare. Che nevichi, che piova, che tira vento, che non c'è nessuno, io ho stabilito che ho chiesto l'autorizzazione, quindi mi viene rilasciata, io lo devo fare in tutti i casi. Poi l'autorizzazione definisce gli obblighi legati al servizio di linea, quindi quello che è la frequenza, la durata, quanto costa il biglietto. Su ogni autobus che ciclo, in base a tale autorizzazione, dovrà esserci a bordo l'originale e la copia conforme certificata. Allora, seguono quindi licenza comunitaria e copia conforme, perché la copia conforme c'era il titolare in ditta, cioè l'originale, c'era il titolare in ditta. La copia conforme invece mi viene rilasciata dalla motorizzazione, a seguito di presentazione dell'autorizzazione, mi vengono rilasciate tante copie conforme quanti autobus ho io. Quindi ho 20 autobus, mi vengono rilasciate una per ogni autobus. E la copia conforme con il timbro della motorizzazione, qui non serve scrive io, per essere timbrata la motorizzazione, viaggia insieme ai documenti dell'autobus. Poi, l'autorizzazione, anche qui, la copia conforme, e il permesso di transito, eventualmente, se io eventualmente, che ne so, transito, ad esempio, passo dalla Svizzera, dove non è permesso, non è consentito il servizio di cabotaggio, devo richiedere un permesso, quindi non faccio fermate in Svizzera, mettiamo che faccio Torino-Parigi passando dalla Svizzera. Esatto, però devo avere il permesso di transito, perché sennò mi fermano. Foglio di viaggio per i servizi occasionali, quindi la mia gita, e per altri servizi non soggetti ad autorizzazione, quindi non servizi di linea, in ambito Unione Europea occorre utilizzare il documento di controllo foglio di viaggio. Foglio di viaggio dove viene scritto l'autista chi è, l'autobus, la targa dell'autobus e quant'altro, e il tragitto che viene fatto. L'originale del foglio deve essere tenuto a bordo, di solito lo compila l'autista. Dell'autobus mentre effettua il servizio, una copia conforme deve essere conservata presso la sede dell'impresa. Quindi questo qua, adesso non si vede tanto, comunque. Trasporto di cabotaggio, quindi luogo e data del vettore, numero di immatricolazione del veicolo, vettore, la ditta che fa il servizio, numero dei conducenti, perché potrebbero essere anche 2 conducenti. Che quindi non vogliono mai fermarsi, ad esempio c'è la linea, mi sembra che ci sia Torino-Marrakech in autobus, mi sembra. È un servizio di linea, anche in questo caso, non si fermano mai. Ci sono 3 autisti che si danno il cambio, perché guidano ognuno 4 ore e mezza, poi subentra l'altro, il secondo guida 4 ore e mezza, il terzo guida 4 ore, poi gli autisti si fermano, bene o male, a metà strada, a dormire, quindi fanno la pausa di riposo. Sull'autobus salgono altri autisti e proseguono fino a Marrakech. Da Marrakech poi parte un autobus, un altro, non lo stesso, di ritorno, arriva lì dove sono fermati i primi che hanno fatto riposo salgono sull'autobus e tornano indietro. Quindi l'autobus non si ferma mai. Cambiano gli autisti chiaramente, però e quindi ci devono essere i nomi degli autisti. Quindi tipo di servizio, servizio occasionale, trasporto, cabotaggio, quello che è, luogo di partenza del servizio, beh, tutta l'informazione del mio servizio. Non c'è chiaramente il numero e il nominativo dei passeggeri. Allora, nel foglio di viaggio si riporta, quindi tipo di servizio, l'itinerario principale e le tappe previste, data di partenza e di fine servizio, l'impresa che svolge il servizio, il numero dei viaggiatori, quindi non l'elenco con i nuovi passeggeri. Il documento di controllo foglio di viaggio deve essere presentato in caso di servizio occasionale, viene compilato dall'autista o dall'impresa in duplice copia, l'originale a bordo dell'autobus, mentre la copia è presso la sede dell'impresa, contiene l'itinerario del viaggio. Ok, e andiamo avanti. Allora, questo capitolo è utile per conseguire i patenti CC, quindi va bene sia per voi che per tutti, quindi anche se parliamo dell'autobus, purtroppo non lo dobbiamo fare. Allora, scelta del veicolo, quindi a seconda di cosa vado a fare come lavoro sceglierò il veicolo, quindi se trasporto ghiaia sceglierò un veicolo col cassone ribaltabile, che non mi metto lì con la pala a scaricare.
porto benzina sceglierò un veicolo cisterna, se porto materiale sfuso sceglierò un veicolo dove mettere le casse mobili o i container o quello che è. Di conseguenza il veicolo sarà immatricolato per il tipo di trasporto che faccio. Quindi a seconda della materia da trasportare e di quale imballaggio si utilizza si sceglie il veicolo più adatto. Ad esempio quello che trasporta un container posso solo caricare il container. Allora, perché devo scegliere un auto articolato rispetto a un autotreno? Anche qui dipende dal servizio che voglio fare. Se faccio un trasporto intermodale, quindi mi conviene quello che è un auto articolato, in modo che sgancio quello che è il mio rimorchio, se mi rimorchio il container, ne carico un altro e posso, il camion non si ferma mai. Se invece faccio un servizio dove il carico viene frazionato, che quindi parte del carico continua, io arrivo in una città, sgancio il mio rimorchio e posso continuare a viaggiare, in questo caso sceglierò un autotreno dove il mio carico lo suddivido in base alle mie esigenze. Perché qua se sgancio questo devo sganciare tutto. Quindi non posso suddividere il carico e dire mezzo lo scarico qua e mezzo lo scarico più avanti. Perché sennò perderei tempo ad aspettare che me lo scaricano. Invece visto che non devo perdere tempo, dove scarico il mio rimorchio continuo con la mia motrice. Vado dall'altra parte, scarico la matrice, magari mi carica un altro rimorchio. Perché è chiaro che gli rimorchi sono adattabili a tutti i veicoli. Quindi si sceglie l'auto articolato, che è questo qui, trattore stradale per semirimorchio, se è conveniente sganciare il semirimorchio per lo scarico e per utilizzare il trattore in altri servizi. Quindi lo scarico, io c'ho il mio trattore, mi dicono caricate questo semirimorchio e posso ritornare vuoto o quello che è. Si preferisce l'autotreno se invece si circola spesso in città e per i problemi di manovra si deve sganciare il rimorchio. Quindi è chiaro che in questo caso c'è un veicolo che sono solo 12 metri, mentre qua sono 16,50 m. Quindi in città è molto più comodo. Il carico come deve essere sistemato? Il carico deve essere sistemato in modo da 1. Evitare la caduta o l'estensione dello stesso. Quindi se c'è il caricatore che mi effettua il carico, che è una ditta grossa, come autista io devo controllare che venga effettuato bene, che non venga sistemato male. Devo sistemarlo io, quindi mettere eventualmente dei filler in mezzo perché non sbatta e quindi non ci sia dello spazio per cui va avanti a sinistra. Lo devo regare io con delle cinghie. Devo sistemare in modo che il carico non mi... Un carico che si muove all'interno del cassone è il rischio di incidente. Uno, è il rischio che si perda il carico e quindi arrivo con il carico, magari l'ho perso per la strada o comunque si è sganciato e si è rovinato, sono responsabile io. Per cui l'autista o effettua il carico, molte volte carichi te e quindi sai te come fare. Se invece te lo effettuano, il carico deve essere sistemato e l'autista deve controllare in modo che questo non si muova. Quindi non diminuire la visibilità al conducente e non impedire i movimenti, quindi è chiaro che non ci deve essere niente in cabina. Non compromettere la stabilità del veicolo, quindi il carico anche all'interno non si deve muovere a destra e a sinistra o in avanti e indietro. Non mascherare i dispositivi del veicolo, quindi se ho un carico scoperto che magari ho delle sporgenze, non devo coprire la targa, non devo coprire la luce. E soprattutto non superare i limiti di sagoma e di massa, soprattutto i limiti di massa, perché io ho la possibilità di superare del 5%, quindi fino al 5% non mi danno la multa. Poi se lo supero dal 6, diciamo, fino al 10, ci sarà solo una sanzione amministrativa. Se lo supero più del 10%, e 2 punti mi tolgono. Se lo supero più del 10%, c'ho un mese di sospensione della patente. Quindi fare attenzione anche quando mi caricano il veicolo, bene o male lo so, se devo caricare ad esempio bancari così, so che, tanto l'altezza è sempre quella, i bancari sono le misure sono standard, so che sul mio autocarro ne posso caricare 8, più di quello non posso caricare, ok? Poi, oltre a dover essere compatibile con la portata e il volume utile per il veicolo, quindi so che se io ho un autocarro che ha una massa complessiva a, mettiamo, 40 tonnellate e un carico di 30 o 25 tonnellate, 20 tonnellate, il mio carico non deve superare 25 tonnellate. Quindi non deve compromettere la stabilità. Cosa vuol dire? Che quello che carico sono io responsabile, lo devo legare con le cinghie, con le catene, con i tappetini antiscivolo. Perché va tutto bene, ma mettiamo che una frenata improvvisa, una curva che non me lo aspetto,
il mio carico finisce per strada e se tutto va bene si sparge. Se sono carichi pesanti, ad esempio, che ne so, una macchina operatrice, sto trasportando un scavatore, mi cade e ammazza qualche persona. E quindi andiamo nel penale. Quindi non deve compromettere la stabilità e per questo motivo deve essere fissato adeguatamente. O se trasporto delle travi di legno, qualsiasi cosa. Non è sufficiente mettere una cinghia e magari quelle in mezzo non sono legate e me le prendo per strada. Devo essere sicuro che non solamente il carico esterno tenga, ma tutte anche quelle interne. Dal 20 maggio 2018, quindi si può dire che da poco, sui veicoli merci superiori a 3,5 tonnellate il carico deve essere fissato nel rispetto della normativa UNI e questa qui. È una normativa europea. Attenzione, vabbè, adesso chi fa viaggi all'estero, soprattutto Germania, Gran Bretagna e Svizzera, la polizia è a norma. No, adesso qui non è stata ancora recepita, quindi inizia adesso anche la polizia a fare i controlli. Ma là mi controllano il carico, vedono il carico, il tipo di carico. Se secondo loro stabiliscono, in base al tipo di carico, la portata e tutto, che ci andavano 10 cinghie e io ne ho messi 9, sono cazzi, perché hanno anche lì, c'è tutta una tabella comparativa in base al carico, le cinghie, quanto devono essere. Le cinghie quelle che si usano, anche lì sono omologate, non posso utilizzare, quindi hanno una certa scadenza, magari durano 5 anni. Dopo 5 anni si sfibrano, tira molla, quindi devono essere sostituite. Quindi, sì, esatto, quello è il cricchetto. Non devono essere annodate, non devono essere tagliate. E magari loro, c'è proprio anche qui, io avevo anche scaricato, giusto per vedere com'è, un'applicazione che in base al carico tutto ti dice c'è bisogno di 5 cinghie e anche l'angolazione che hanno messa. In Germania cosa controllano? Ti fermano. Mancano cinghia e sono mute. Qua per adesso non stanno ancora fermando, però è previsto anche qui, perché a livello di comunità europea poi è validata da tutte le parti. Quindi tiene conto della normativa questa qua, nella direttiva del 2014. Italia ha recepito la direttiva con decreto ministeriale numero 215 19 maggio 2017, però per adesso che io sappia, qualcheduno che si è preso una multa perché mancavano 3 o 4 cinghie, in Italia non è ancora successo. Anche se in vigore dal 20 maggio 2018. Poi, in pratica occorre contrastare con dispositivi e tecniche adeguate le forze che il carico può sviluppare su strada. Le forze quali sono? In frenata, che il mio carico mi spinge e viene in avanti. In accelerazione, che il mio carico, se non è fissato bene, va indietro. Nelle curve, nelle rotonde, il mio carico si sposta a destra e a sinistra. Dove ci sono i dossi artificiali, se non è fissato bene, che traballa, va su e giù. Ok? Quindi, forza in avanti, 80% del peso del carico, quindi immaginate in frenata se il mio carico pesa 100 e ha una forza in avanti addirittura di 80. Okay? Forza indietro, 50% del peso del carico, quindi io devo sistemare, devo avere delle fune, dei tappetini o cosa che mi garantisca che mi trattengono per 80% del peso del mio carico in avanti. Destra e sinistra, 50%, quindi anche qui. Se ad esempio non ho delle sponde rigide, ma ho solo un telone, che quindi mi copre il mio carico, devo fare attenzione, perché se in una curva il mio carico non è legato bene, il telone me lo sfonda e me lo trovo per terra, perché il telone non è che mi sostiene. Un conto è un fianco rigido che mi sostiene anche un po' il carico. Un conto è un telone che non mi sostiene, che sei solo da coprire. Poi il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione del carico stesso, quindi la cosa migliore sono i tappetini, sono tappetini che hanno una tenuta, sembra dei cicles, che bastano poche cinghie, perché proprio sono anti-scivolamento. Poi anche in questo caso la mia tecnica, in base a quello che carico, ci sono, è tutto studiato, non è che bisogna inventarsi delle cose, quindi in base al carico hanno studiato come deve essere fissato, quindi ci sono dispositivi come cune, ganci e cinghie che rendono più sicuro e rapido il fissaggio di ogni tipo di merce. Ad esempio, no, qua si vede meglio. In questo caso, che devo caricare? Dei rotoli, ci saranno dei cunei. Del materiale sfuso, ci sono delle cinghie, quindi ci sarà una rete che mi tiene questo materiale sfuso, non è messo così a cazzo di cane. Quindi tutta la rete che mi tiene il materiale sfuso con delle cinghie. Devo caricare dei tubi, ci saranno dei contenitori per i tubi in modo che non se ne vanno via. Devo caricare delle casse o dei pallet così fissati bene, quindi a seconda del tipo di carico
avrò a disposizione i vari tipi di ancoraggi. È chiaro che l'autista li deve sapere, quindi non può mettere, ad esempio, solo delle cinghie quando trasporto questi, perché è facile che si spostino. Rotoli, cavi d'acciaio, cavi elettrici, cunei, non si deve muovere, non lo devo perdere per strada questo, non è che pesa 100 kg sta fare qua. Oppure, quando devo fissare con delle reti o cosa, il mio gancio con le fune, quelli con i cricchetti, che sono questi qui i cricchetti. Anche qui, rotoli di carta, il cricchetto non mi deve rovinare la carta, quindi metterò qualche cosa che faccia da protezione. Cinghie che devo sapere chiaramente anche qui quanto devono essere, perché anche qui, attenzione, il discorso della cinghia, c'è scritto anche la forza che devo io, qui non è che devo tirare come un pazzo, quindi anche qui c'è... Esatto. Poi per quanto riguarda le cisterne, ci deve essere in buon corrente il coso antiscivolo qua, che se io devo andare sulla cisterna per controllare effettivamente, perché la cisterna, l'unico punto che io riesco a vedere il carico è stato fatto e sopra che ci sono proprio i bocchettoni. Devo aprire e devo vedere se c'è il carico, se è vuoto o cosa. E più che andare sopra, o anche magari io vado al benzinaio, il benzinaio mi dice, ti ho portato la benzina, quanto mi hai portato? 20.000 litri. E beh, io posso fidarmi o non fidarmi. Per fidarmi non mi fido, vado sopra, apro e controllo effettivamente con una stina, c'è una stina guardata quanto c'è. Di conseguenza, se vado qua sopra, questo qui deve essere, ci deve essere la possibilità di avere un camminamento, vedete che dove non si scivola, un mancorrente che posso tenermi. Oppure qui, classico carico di materiale, diciamo, sfuso, le mie cinghie, quindi tutto ben fissato, quindi non una cinghia o due. Ad esempio, vabbè, adesso questo non so se è fissato o meno, comunque penso che sia fissato in modo che di non perderlo per strada. Allora, il baricentro di un corpo è il punto di equilibrio tra i pesi delle varie parti che compongono, infatti anche dentro il centro di gravità. Più io carico in alto, più carico la roba e più il mio baricentro si sposta. Cosa comporta? Che in curva sono soggetto a perdere il carico maggiormente. Il baricentro coincide con il centro dell'oggetto solo se la massa è uniforme. Cosa vuol dire? Vuol dire, in questo caso ho il mio autocarro scarico, quindi il baricentro sarà questo, perché è stabilito proprio per il veicolo e quello. Baricentro cosa sarebbe? Che se io potessi sollevare con un cavo d'acciaio, in questo punto qui, il mio autoveicolo rimarrebbe in equilibrio, non andrebbe a destra, a sinistra, avanti e indietro, perché è proprio il punto dove si concentrano tutte le forze del mio veicolo. È chiaro che mettendo del carico sfuso si sposta in alto, si sposta in avanti in base al peso che c'è. L'esatta, diciamo, disposizione del carico, devo fare in modo che il mio carico venga distribuito su tutta la superficie. Le parti più pesanti vengono a coincidere soprattutto magari dove ci sono gli assi, quindi la parte più pesante non la vado a mettere qua con il rischio che si abbassi di qua e si alzi davanti. Devo sistemarlo in modo centrale, questo che mi sembra più carico, poi lo stabilisco io. E fare in modo che il baricentro non vada troppo in alto o non si sposti troppo davanti, in modo da cercare gli equilibri delle forze anche per quanto riguarda la dinamica del mio veicolo quando accelero, quando freno, quando sono in curva. Poi, cosa devo fare quando carico? Controllare, perché se sulle confezioni, sui pacchi, mi hanno detto, sono obbligati a mettere i fragili. È chiaro che se ho dei materiali fragili non lo metto sotto, lo metterò sopra, ok? Dove il centro di gravità mi serve per stabilire dove devo metterlo. Premere come indicato, dove devo fare attenzione, quindi se mi dice che non devo schiacciare di sopra perché è fragile, dovrò caricare tenendolo di qua, oppure non premere, ok? Quindi la grafica che è riportata sui pacchi devo seguire. Come autista devo fare in modo che venga sistemato bene il carico. Poi, più è alto il centro di gravità, più il carico tenderà a ribaltarsi, quindi il baricentro cambia a seconda del numero e delle posizioni dei colli. Ok, allora in questo caso, adesso non so se questo si sposta, non si sposta, non è. Comunque, l'avevo visto una volta, mi faceva il mio, vedete, ogni collo c'è il suo baricentro in base a dove pesa, quindi adesso non funziona più, comunque c'era l'opportunità, era un gioco,
si faceva vedere io spostando le casse, questa la mettevo qua, questa la mettevo là, questa la mettevo qua, mi cambiava la ripartizione del mio carico. Quindi se poi a fine di come avevo sistemato il mio baricentro rimaneva nell'area verde è perché il mio carico era sistemato bene. Se invece il mio baricentro, perché io potevo sistemare come volevo, potevo ad esempio mettere tutte sopra qua, e quindi è chiaro che il mio baricentro si spostava qua, al di fuori di quella che era l'area di sicurezza. Adesso purtroppo non funziona più, era un gioco, non è che avesse... Comunque è interessante vedere come funzionasse. Quindi, vedete, ogni collo c'è il suo baricentro singolo, quello più piccolino. Tutti assieme fanno un baricentro comune, quindi questo qui è il baricentro di tutte le casse più il veicolo stesso. Quindi, per evitare lo spostamento di carico bisogna guidare in maniera fluida. Cosa vuol dire? Anche in auto, se faccio l'autista degli autobus o il tassista, non sto... A volte capita che l'autista magari frena di colpo sull'autobus, tutta la gente si ammucchia. Perché? Vabbè, magari ha fatto la frenata d'emergenza, ma normalmente cerca sempre di ripartire dolcemente perché sa che ha delle persone, uno che non sono sedute e due che magari sono lì che giocano col telefonino e non si tengono. E quindi l'autista stesso sa come comportarsi con le persone. Ma non perché trasportiamo delle casse e noi possiamo accelerare, perché anche il carico tenderebbe a spostarsi, ok? Quindi per evitare lo spostamento del carico bisogna guidare in maniera fluida. Se accade di frenare bruscamente, perché freno bruscamente, perché mi ha tagliato la strada un bambino e tutto, si consiglia, è meglio sempre farlo, una volta che riparto di andare a aprire il cassone e vedere se si è mosso qualche cosa, perché magari una cinghia si è strappata, si è staccata, quindi essere sicuro che sia tutto a posto. Poi il carico o addirittura il veicolo rischiano di ribaltarsi se il baricentro è troppo alto. Qui mi fa idea che trasporta le cose dell'isola di Pasqua, che sono altissimi. È solo delle funzioni così, è chiaro che il baricentro è su. Ma voi non immaginate le volte che ho sentito o che magari autisti che non hanno mai... purtroppo adesso cosa succede? C'è una fame di autista notevole. Scusate, quindi c'è richiesta di autisti. A volte ti assumono, piglia e vai e non hai mai guidato, che ne so, una betoniera. Dovrebbe esserci un certo affiancamento, un po' sono andati una betoniera che trasporta 40 tonnellate di cemento e dire vai, se non l'hai mai fatto. Quindi ci dovrebbe essere almeno una settimana di affiancamento. Ma la betoniera gira sempre, perché se no il cemento si solidifica. E il cemento che gira... Esatto, mantenendo il movimento. Quante volte ho sentito autisti che arrivano in una rotonda che un cambio normale non succede, perché magari avevano guidato un cambio normale, non succede niente. Con la betoniera che c'è il baricentro che si sposta, arrivano pensando di fare la rotonda con la stessa velocità, si ribaltano. Quindi anche qui bisogna avere un'adeguata preparazione. Quindi il carico addirittura ai veicoli rischia di ribaltarsi se il baricentro è troppo alto e o spostato verso l'esterno, specialmente se sono presenti molte forze laterali di disturbo. Forza in curva, forza centrifuga, tutto quello che c'è qua se ne va fuori se non è ben legato. Oppure cisterne, quando trasporto benzina, cosa? Il vento sui viadotti. Sugli viadotti sono i posti più brutti, soprattutto non so se avete mai fatto l'autostrada dei fiori, quella che da Genova fino a Ventimiglia. Montagna da una parte, mare dall'altra, autostrada che passa in mezzo sugli viadotti. Sì, viadotto galleria, perché non c'è altra soluzione. Cosa succede? Temperatura e comunque pressione è una temperatura diversa in montagna. Quota zero al mare, differenza di temperatura, a volte succede che sui viadotti c'è vento, proprio dovute a quelle che sono le condizioni atmosferiche. Esco da una galleria che sono protetto, mi trovo delle raffiche di vento che sono notevoli. Se non sono pronto, che c'è un veicolo a superficie grossa, o terronato, o una veicolo cisterna, c'è il rischio che mi faccia ribaltare. Quindi anche qui dobbiamo considerare, è tutta l'esperienza che fa. Poi, l'avevamo già visto. Io vado avanti che tanto, Nel guidare una cisterna occorre tenere conto dei fenomeni. Allora, prima di tutto le cisterne dovrebbe essere sempre il carico almeno 80, cioè
non dico complete, ma l'80%, perché se è l'80% non c'è tutto questo sbattimento qua. Infatti le cisterne che trasportano benzina non è solo una cisterna unica, stiamo parlando, esatto, quindi le svuoto una per volta, poi non è che svuoto, le svuoto magari la prima, la terza, la quarta, in modo da cercare di rimanere, ok? Nell'eventualità che io invece trasportare, ad esempio invece, vabbè però non sono così grosse, il trasporto di vino, trasporto, sono cisterne più piccoline, però in ogni caso, anche se sono piccole, se io sono metà cisterna vuota, in accelerazione questo va avanti e indietro, eh? Quindi con il rischio... Esatto. E oltretutto arriva in ritardo rispetto, ok? In frenata ancora peggio, perché io freno, qua sono già fermo e questo inizia a muoversi, a spingermi. Poi il problema del baricentro è maggiore nei liquidi perché nello spostarsi il liquido modifica continuamente il baricentro della cisterna. Quello che dicevo soprattutto, vabbè, davanti e indietro abbiamo visto, ma anche nelle curve, ok? Destra, sinistra, quindi le betoniere poi non ne parliamo. Quindi percorrendo la curva destra, se lo spostamento del baricentro messo sinistra verso l'alto, idem messo sinistra verso destra o verso l'alto. Eccolo qua, per limitare tale effetto le cisterne di norma hanno più scomparti separati tra di loro per mezzo di diaframmi pareti aperti, essi non impediscono il passaggio del liquido da uno scompartimento ad un altro, ma lo rendono più lento e più contenuto. Quindi o ci sono appunto i diaframmi aperti, che quindi il liquido riesce a passare, però non passa tutto quanto. Ok. O diaframma chiuso, ad esempio, le cisterne che trasportano benzina e gasolio, per forza che sono separate. Quindi anche qui l'effetto di un'accelerazione minore, o anche in discesa o in decelerazione. Carico sporgente, che ora abbiamo fatto? Che io chiacchiero. Siamo arrivati alla fine. Allora, vediamo solo il carico sporgente, ok? È ammesso, quindi non è vietato. Entro i limiti di sagoma generale. Cosa vuol dire? Adesso vediamo. Allora, sappiamo che la lunghezza del mio veicolo, al massimo tutti i veicoli devono essere 12 metri o gli autobus 13,50 m. Consideriamo gli autocarri, perché tanto sull'autobus non metto delle cose fuori. Quindi se il mio autocarro è già lungo 12 metri non posso più sporgere niente, perché sono già nei limiti di sagoma di lunghezza stabilita dal codice della strada. Quindi se sporgo divento un trasporto eccezionale, ho bisogno dei permessi. Se invece il mio autocarro è lungo 7 metri, 8 metri, posso sporgere solamente dietro per quanto? Per i 3/10 della lunghezza del veicolo. Ok, e qua abbiamo il nostro esempio. Quindi davanti se c'è una trave, è chiaro, il carico deve essere, per sporgere deve essere indivisibile. Quindi se si può spezzare in due non sporgo. Quindi una trave, quello che è. Davanti al massimo posso andare alla proiezione, quindi questo volendo poteva ancora venire fino qua, qua così, perché è la proiezione di paraurti, a filo paraurti, esatto. Dietro, in questo caso qui, il 30% o i 3/10 della lunghezza del mio autocarro. Cosa vuol dire? Il mio autocarro è lungo 5 metri, 5 per 3, 15, posso sporgere 1,5 metri. Il mio autocarro è lungo 7 metri, 7 per 3, 21, posso sporgere 2,10 metri. Il mio autocarro è lungo 10 metri, attenzione, non posso fare 10 per 3, 30, perché arriviamo a 13 metri. Quindi se è lungo 10 metri, al massimo sporgo di 2, perché non devo superare i 12 metri. Il massimo 2 metri? Massimo 2 metri. Se è lungo 10 metri, massimo 2 metri. Se il mio autocarro è già lungo 12 metri, boh, finita la fiera, non posso sporgere niente. Il materiale che sporge deve essere indicato con questo cartello qua, che è 50x50 il materiale che fa niente. Attenzione, non messo così, perché così svolazza. Quando io freno questo dovrebbe essere fissato anche con un cavo qua sotto, in modo che rimane sempre stabile, ok? Ok. Poi, per quanto riguarda invece lateralmente, posso sporgere rimanendo... Allora, se sono già 2,55 m, boh. Larghezza massima stabilita 1,55 m, non posso più sporgere un cazzo. Se invece sono più piccolo, posso sporgere però quanto? 30 cm, ma da dove? Non dal fianco del mio autocarro,
ma i 30 centimetri li calcolo dalle luci di posizione e quindi verrà poi un 15 centimetri. Però rimanendo, cioè ad esempio, sono largo 2 metri come cassone, 2 metri, posso sporgere praticamente 15 e 15, arriviamo a 2 metri e 30. Sì, posso sporgere 20 centimetri, 20 centimetri, che arriva a 2 metri, 20, 22 metri e 40. Sì, 25, 25. Sì, 25, 25 posso sporgere 25 centimetri di qua, sempre dal fanale, esatto, e 25 centimetri là perché arrivo a 2 metri e 50. Stop, ok? Non posso andare oltre, quindi i 30 centimetri lo posso fare, perché arriverei a 2,60 m, la larghezza massima è 2,55 m. Ok. Qua hanno fatto una cazzata, perché lateralmente non ho bisogno del carico. Cioè, il carico, la sporgenza la metto solo dalla parte posteriore. Lateralmente, se sto in 30 cm, non ho bisogno del cartello. Quindi questo disegno qua è sbagliato. Cioè, è giusto i 30 cm, ma è sbagliato il segnale qua, perché non ci va sulla sporgenza laterale. Di fronte abbiamo detto che non posso sporgere, al massimo potevo arrivare qua così, alla proiezione del mio paraurti. Ah sì, rischi di prendere... Infrenata, che tu non sai quanto sporgi qua, se c'è qualche cosa tu lo tiri giù. Qua era successo qua che un ragazzo era morto perché c'era una stupidaggine, è proprio un furgoncino della SIP, dei telefoni, della TIM, con la scala sopra, portava la scala sopra. Questa pistola aveva legato la scala che sporgeva davanti. Combinazione, quindi era abbastanza piatto. C'era un ragazzo che attraversava la strada o cosa, questo frenato, l'altro non si è accorto, pom, l'ha preso con questa scala, morto sul corpo. L'hai proprio preso in testa. È una sfiga, è chiaro, però ti succede quello a fine di lavorare. Mi ammazzi uno così, non è che... E adesso, cioè, sì, è omicidio colposo, però sei tu responsabile del carro. Poi, il conducente responsabile della sistemazione del carico, vabbè, questo poi lo vediamo, poi dunque. Allora, domani non ci sono, perché devo andare... Però faccio lezione dall'altra parte e lo faccio sempre su Zoom o lo registro. Sempre di questa qua della CIE? Sì, sempre, anche se faccio il corso CQC. Tanto, quelli che fanno il CQC, bene o male, sono argomenti che gli interessano. Quindi della CQC si può parlare di tutto, l'importante è che si parla di argomenti che non si parla, che ne so, delle puttane o dei film. No, ci sono dei miei colleghi che sono scoglionati o cosa, fanno vedere il film, però no, almeno io non lo faccio, proprio perché se no, cioè visto che mi pagano, voglio fare il mio lavoro. Quindi parleremo sempre di questo, continueremo. Quindi se avete l'opportunità, tanto penso che ti sia arrivato il link. Sì, ce l'ho subito. Quindi te lo puoi vedere a casa tranquillamente. Se non lo puoi vedere, comunque sai che è registrato. Sì. E quindi lo possiamo vedere poi successivamente. Va bene. Ok? Quindi in ogni caso, anche se le lezioni non le faccio, io continuo. Tenete conto che anche se non c'è lezione, io vado avanti col programma. Quindi se poi avete sentito la lezione, andate a recuperarla. Poi eventualmente se non avete capito cosa, andiamo di nuovo. Però se io mi fermo non andiamo avanti una vita eterna. Vedete, sono tanti gli argomenti. Ok? Va bene. Benissimo. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e un buon appetito. Ciao.